Daniele Saia, Agnone non ha vinto, ha vinto l'Aquila come da pronostico. Come giudica questa decisione? Vabbè, le decisioni avrà, le motivazioni sono state espresse dalla giuria, quindi avranno valutato questo dossier certamente migliore delle altre candidate, anche se dalle parole dette sia dal Presidente della Commissione sia dal Ministro, tutti gli altri 9 progetti presentati sono stati dei progetti di alta qualità e da quanto detto hanno messo in crisi anche nella scelta definitiva la giuria. Nelle gare si accetta sempre il giudizio che viene espresso da chi deve giudicare, quindi noi siamo certamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto credo tutto quello che potevamo fare e anche oltre, quindi io ringrazio certamente la professoressa Bindi, l'università che ha collaborato alla redazione del dossier, il comitato promotore, Valentina Musilli, l'ingegnere Levrieri, i dipendenti comunali, tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare a questo traguardo. Parlava di lavoro messo in campo, adesso sarà importante insomma attuare quel programma. Sì, assolutamente, cioè, con il Presidente anche della Regione e con l'assessore Micone si era detto prima dell'esito di questo giudizio che in ogni caso si sarebbe portato avanti quel progetto. Adesso speriamo di passare dalle parole ai fatti e noi ci impegneremo, chiaramente abbiamo tutta la voglia, la volontà e ancora la determinazione di non disperdere il lavoro fatto. In definitiva c'è la forza per poter riprovare l'avventura? Questo oggi non lo so dire, però di certo ci sarà la forza e la determinazione di portare avanti questo progetto. Poi vedremo ad altri, ci saranno elezioni, ci saranno altre persone, quindi si vedrà.